Con la questura di Siena per accaparrarsi, tra virgolette, anche il sangue di tanti giovani della polizia. Sì, anche oggi è un momento importante, insomma, un ulteriore partner che ingaggiamo per la raccolta del sangue, che è così importante per le nostre attività, e quindi il mio grazie al questore, alle sue donne, ai suoi uomini, con i quali adesso, dopo la firma, passeremo anche all'attuazione concreta di questo importante protocollo. Di quanto sangue ha bisogno un ospedale come il Policlinico di Siena? Beh, tanto, ora il numero esatto non glielo so dire, ci sono dei momenti in cui, particolari dell'anno, in cui ne abbiamo ancora più bisogno, e per questo è importante sensibilizzare più persone, perché al netto delle quantità dobbiamo scongiurare i momenti in cui questa risorsa manca, e periodi solitamente più critici, per esempio, sono quello della pausa estiva o momento in cui i nostri volumi di attività aumentano. E quindi da questo punto di vista avere tanti partner che possono dare una mano anche nei momenti di crisi è importante e significativo per la nostra azienda. Certamente sono questi momenti che ci gratificano enormemente, perché, come ho detto prima, sono la sublimazione dei nostri motti che abbiamo avuto in tutti questi anni, no? Insieme alla gente, tra la gente, per la gente. E questo è un grande vanto per noi, ed è soprattutto a livello motivazionale una grande spinta quella di poter donare il sangue, di fare un gesto importante e utilissimo per il prossimo. Attraverso questa convenzione chiaramente noi ci faremo portatori per tutto il nostro personale di cercare di donare il sangue.